Lupin Piccolo è un castelliere piccolo che però ha un percorso, che è un percorso anche su carreggiati carsici, e quindi bisogna essere in grado di affrontarlo con capacità, tranquillità e senza cadere. Allora, i due percorsi saranno questi, praticamente. Uno quindi girerà attraverso tutto il castelliere, che è piccolo. Il perimetro del castelliere è circa di 360 metri. La cinta visibile è di circa 240 metri. Poi qualche dubbio. Mi avviso. Rivedo il periodo di Cannarella, finalmente rivedo qualcosa che mi ricorda la mia adolescenza. Allora, questa è la prima parte del percorso agevole, ovviamente. Dove siamo? Siamo proprio all'ingresso della cava, una delle tante cave di Lupin Piccolo, qui ce ne sono tante, che secondo Dante, ma non solo lui, Dante Cannarella, che Dante Cannarella è lo scavatore di questo castelliere. Ha scavato dal 1970 al 1974, naturalmente non da solo, con una ditta, con degli operai, ovviamente, e vedrete che tipo di opera ha fatto in questi 5 anni per cercare di mettere in luce le strutture di questo strano, diciamo strano e soprattutto non comodo castelliere, perché questo è un classico castelliere carsico di roccia. Tra poco vi mostrerò perché è quasi totalmente fatto di roccia. Perché partiamo dalla cava? Partiamo dalla cava perché da qua vi mostrerò innanzitutto la collina da quale materiale è fatto, e questo è importante perché ci farà capire alcune cose riguardo le strutture. E questi sono gli aspetti che vengono classificati come geoarcheologici, cioè studiare un castelliere, studiare una problematica archeologica significa conoscere anche i presupposti di base di tipo geologico, perché l'uomo utilizza le risorse naturali che ha, e le risorse naturali che ha sono quelle che il contesto geologico gli fornisce. Quindi, entrando nella cava, noi vedremo uno spaccato, diversi spaccati, che ci illustreranno la struttura, la costituzione geologica di questa collina, di questa piccola collina, che è la collina del Lupin Piccolo. Secondo Dante Cannarella e in parte secondo Marchesetti, io mi sono portato in macchina il testo originale, che adesso non vi leggo ma vi leggerò dopo, anche perché mi sono dimenticato il volume in auto, ci sono circa 15 righe e chi ce l'ha suggerisco di andare a rileggersi queste 15 righe dedicate a Marchesetti. Sono molto importanti, come sempre, perché lui fa anche la sua planimetria, la sua mappa, e quindi riporta, visto che la sua opera viene pubblicata nel 1903, riporta il contesto sicuramente precedente al 1903. Ed è molto importante perché è una documentazione del paesaggio di questa collina più di 100 anni fa. Se confrontiamo quella mappa che ha fatto Marchesetti con le mappe che farà diversi anni dopo, 70 anni dopo, farà Dante Cannarella, possiamo vedere cosa è variato. Questo è molto importante. È molto importante perché una delle affermazioni tipico, base, che spesso viene fatta per molti castelli carsici, è questa. Qui manca la cinta perché è stata distrutta. Qui manca il tratto della cinta perché è stata distrutta. Questo concetto, che in molti casi è sbagliato, viene a valle di una idea di castelliere tale per cui il castelliere è fatto da una cinta chiusa. E allora se io vedo una cinta che non è chiusa, manca un pezzo della cinta. E quindi qualcuno l'ha distrutta, giusto? È ragionamento semplice. Ovviamente questo ragionamento è vero se il teorema di partenza è vero, e cioè che tutti i castellieri hanno sempre una cinta chiusa. Questo castelliere, come molti altri, come Monrupino, per chi è stato con me, non ha una cinta chiusa. E non è un'idea, questo si dimostra andando a vedere. Naturalmente l'idea di Dante Cannarella era che la cava avesse mangiato la parte di cinta che manca. Naturalmente andiamo a vedere la mappa fatta, lo schizzo fatto a suo tempo da Marchesetti, e ci renderemo conto che quella parte della cinta non c'era neanche nel 1903, ben prima che questa cava andasse
si dice coltivare, anche se vi fa sorridere, ma le cave si coltivano, come la coltivazione mineraria. Un geologo ama le cave perché nelle cave si vedono molte cose, tantissime cose. Le cave sono il posto privilegiato per le osservazioni geologiche, cioè diciamo che può avere degli aspetti di problematiche ambientali, è ovvio, però per le scienze geologiche le cave sono degli spaccati naturali, è un posto nel quale il geologo va, si ferma per fare tutta una serie di osservazioni e quindi è un luogo privilegiato. Rubin Piccolo ha una marea di cave, questa non è l'unica cava di Rubin Piccolo, ci sono tante, sono piccole. Questa è stata abbandonata intorno alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70. Quindi io perché sono andato in cava? A parte per vedere le osservazioni chiaramente geologiche del contesto geologico, ma perché avendo letto che la cava aveva, secondo quello che leggevo, aveva portato via la cinta, e questo, se questo fosse vero, avremmo una condizione fantastica, cioè sfavorevole perché ha portato via un pezzo della cinta, però il taglio della cava mi fa vedere la struttura della cinta, è banale. E quindi questa era la mia speranza, ovviamente in cava non si vede assolutamente niente della cinta, e lo vedremo, perché non si vede praticamente niente di archeologico e niente di legato al castelliere. La cava ha mangiato solo, ha coltivato solo la roccia che volevano estrarre, che è un calcare. Un calcare del turoniano inferiore, che è un termine geologico, per tradurla in tempo geologico, perché molti di voi fanno è normale, la grande fatica a passare dal tempo geologico al tempo archeologico, perché sono scale diverse e fare confusione tra queste due scale da un punto di vista della conoscenza è mortale, perché questi, i sedimenti che poi si sono trasformati in rocce, questi sedimenti marini, si sono formati, si sono sedimentati circa 90-95 milioni di anni fa. 90-95 milioni di anni fa. Tetide? La Tetide stava ormai finendo, la Tetide è soprattutto giurassico, quindi il mare della Tetide è ancora precedente il mare della Tetide. È un altro mare, questo è un mare caratterizzato da scogliere coralline. Ma guarderemo la roccia, questi calcari. Questi calcari, per molti ricercatori di fossili degli anni 60-70, questa zona era privilegiata perché aveva tante cave e in queste rocce, quelle calcaree, si potevano trovare, se si aveva occhio, esperienza e anche fortuna, resti di organismi marini. La tipica cosetta, addirittura, pensate, si parlava della fauna di Rubin Piccolo, però non è la fauna cervo, cerviato, cinghiale, è la fauna fossile dei calcari di Rubin Piccolo. Ce l'ho in museo. E prevalentemente erano gasteropodi, prevalentemente, ma anche coralli. Erudiste. Non ve le ho dette le erudiste perché le erudiste sono dappertutto. Invece meno frequenti sono i gasteropodi e i coralli. Erudiste, ovviamente, di tutti i tipi, perché noi siamo nel mondo dei calcari erudiste, ovviamente. Allora noi osserveremo. Quindi qua sarà blando, tutti dovrebbero starci senza farsi male. Oddio, si può far male anche cadendo qua con la testa su questo. Ma osserveremo le pareti e ci renderemo conto della composizione, delle caratteristiche geologiche della collina. Guardate bene il bordo. Il bordo è importante perché ovviamente se io sono in presenza di situazioni archeologiche, il taglio della cava me le fa vedere. È ovvio. Quindi sono situazioni ghiotte. Purtroppo, come sono rimasto deluso molti anni fa, resterete delusi anche voi da questo punto di vista, perché di archeologico non vedrete assolutamente niente. Perché questa cava di archeologico non ha mangiato niente. Casomai da qualche parte ha coperto. In che senso coperto? Perché così entrate anche nella problematica della coltivazione di cava. Cosa facevano qua? Cosa si cavava? Qua si cavavano i cosiddetti, uno dei vari tipi dei cosiddetti marmi del calcio triestino. Però la parola marmi, per chi era già presente, ma vedo anche facce nuove, sappiate che questo marmo ha un gergo ornamentale, cioè è una pietra dura lucidabile, è quella che viene venduta dal marmista. Il marmista vende marmi, però attenti, i marmi veri, da un punto di vista petrografico, mineralogico, geologico, sono un unico tipo di roccia, di altissimo pregio,
come i marmi delle Apuane, per esempio, sono dei calcari metamorfosati per metamorfismo termico, punto. Veri marmi il calcio triestino non li ha, perché il calcio è fatto tutto da calcari, va bene? Quindi i marmi sono in realtà calcari, non sono veri marmi. Ovviamente bisogna saperlo questo, perché se parlo con un geologo e gli dico che ho visto dei marmi, il geologo penserà, ah che belli, mostrami il marmo cipollino, il marmo dell'Egeo, e invece voi gli state parlando di calcari, ma qualunque pietra lucidabile viene chiamata commercialmente marmo, quindi facciamo chiarezza una volta per tutte. Questi sono una delle cave, che adesso non sono più in uso ovviamente, dei marmi triestini, dei marmi del calcio triestino. Quindi sono dei calcari lucidabili. Ovviamente chi di voi va anche in Istria saprà che molte delle nostre montagne sinistre sono fatte da calcari, però dentro la parola calcari c'è un mondo enorme. In realtà diciamo tutto e quasi niente, come dire la parola castigliere. I calcari esistono di tantissimi tipi, oltre che di tantissime età. È ovvio che ci vuole veramente uno specialista di calcari per saper riconoscere i vari tipi. E per saper riconoscere i vari tipi non devo guardarli così, vedete qui io di questo calcare non vedo niente. Qua se un professore, c'era un professore che faceva la battuta e chiedeva agli studenti, dimmi che calcare vedi? E la risposta era mortale, nel senso che qualunque dicesse, ma mi sembra, dice non vedi niente, perché qui nel calcare non vedi niente. Perché quello che vedete qua è tutto ricoperto da tappeti biologiche di organismi di vario tipo, dai licheni, i calcari non vedete niente, lo vedrete nel taglio di cava, qui non si vede, è avvolto da un insieme di organismi viventi che non vi fa vedere il calcare, bisogna tagliarlo o spaccarlo e lo vedremo in cava. Quindi adesso andremo in cava, osserveremo le pareti, vedremo il tipo di roccia e faremo alcune osservazioni sul tipo di roccia, perché vi farò notare una caratteristica importante per capire il castigliere di calcio triestino, perché bisogna chiedersi, ma i castiglieri di calcio triestino su che tipo di roccia vengono costruiti? Perché? Perché quella è la roccia che avranno a disposizione gli abitanti del castigliere. E se uno va in Istria, scoprirà che i calcari dell'Istria sono profondamente diversi dai calcari di calcio triestino e danno luogo a paesaggi completamente diversi, perché sono fatti di rocce profondamente differenti. E questo influenzerà tante cose, influenzerà anche la stessa forma di castigliere, pensate. Quindi partiamo dalla costituzione geologica per dopo fare dei ragionamenti sui castiglieri. Non è che è fine a se stesso, questa è geoarcheologia, è una geologia applicata all'archeologia. Qua vi renderete conto di cosa è successo nelle cave del calcio triestino. È come se qualcuno potrebbe girare un film di fantascienza. Sì, è come se qualcuno avesse chiuso le chiavi, la porta e fosse andato via. E voi tornate e vedete, vi renderete conto di come sentire il vociare dei 5, 8, 10 operai, e a un certo punto l'attività è stata dismessa, e questo succede anche nelle realtà archeologiche, e tutto si fossilizza. E ovvio, ci sono anche delle problematiche, uno dirà, ma allora sarebbe stato bene portare via questo, ma portare via, smontare, significa pagare. Quindi quando ormai è cambiato giustamente è cambiata la legislazione ambientale, dovete pensare che molte delle cave del calcio triestino sono finite così. Cioè se voi entrate in una cava troverete queste situazioni. Quindi è come se la realtà si fosse fossilizzata 50 anni fa, circa, 67, 68. E vedrete delle cose, degli oggetti, vi faranno capire come tiravano fuori la pietra in quel periodo, perché ovviamente non è lo stesso modo con il quale cavavano fuori la pietra i romani oppure cavavano fuori la pietra gli abitanti dei castelli preistorici, è chiaro? Quindi entrerete in un paesaggio che si è fossilizzato da 50 anni. Guardate i frequentatori qua. Guardate tutti i bordi. Guardate tutti i bordi. Beh, Castigliere l'aveva già visto Marchesetti, dopo lo vedrete dove si vede. È che qua siamo nel nucleo, ma qua nel castigliere non è stato portato via praticamente niente. Basta guardare tutte le pareti. Allora, questi sono, vedete, si chiamavano i tagli col filo elicoidale.
Sì. Vedete le righe del filo di acciaio? È come tagliare la polenta. Guardate, guardate come è curvo e come poi lo tiravano da questa parte qua, ovviamente. Questo è tutto tagliato a filo elicoidale. È uno dei metodi, questo è uno dei metodi tra i più recenti. Qua uno potrebbe buttare una pallina, naturalmente la roccia vera, qual è? È questa. Questa è piena di fossili, di frammenti di fossili. Questo è il Repen. Difatti, questa è la varietà Repen, perché il toponimo sloveno è Repen ed è divertente. Sapete come ha chiamato questo castelliere Marchesetti? La crisi del 1903 chiama questo castelliere Repen Piccolo. E mi fa sorridere, ma lui, nel senso che lui è fedele al toponimo. Repen, cioè lui italianizza, ovviamente, ma è fedele, perché sarebbe Repnich. Questo castelliere Repen Piccolo. E qui potete finalmente vedere come cambia il colore stesso. Ovviamente non il colore nero del murales, è evidente. Ma vedete tutti quei granellini? Queste sono calcareniti. Va compatte, massicce. Sì. Guardate la compattezza, guardate i sistemi di fratture. Quasi potrebbe fare una lezione di meccanica delle rocce che vi risparmio. Guardate il taglio come è venuto fuori. Vedete le facce, come cambiano le facce? Ah, ma questi sono dei calcari grigio scuri. Ma che calcari grigio scuri? Neanche li vedi. Questi sono dei calcari nocciola. Nocciola grigio chiaro. Ecco perché si va a vedere. Vedete le fratture interne come sono irregolari? Ma guardate quante parti sono belle e compatte. Che è quello che il cavatore cercava, ovviamente. E allora qui ci rendiamo conto di una cosa. E qui sono dei calcari massicci, con delle fratture irregolari, molto compatti, molto resistenti, ottime caratteristiche meccaniche, e però qui c'è un vantaggio per i cavatori, ma anche una, tra virgolette, parziale fregatura. D'altra parte loro cercavano questo tipo di calcari. Esistono invece i calcari stratificati, molto nettamente stratificati. In Istria la maggior parte dei calcari sono calcari stratificati, le colline sono fatte da calcari stratificati, si vedono tutte le, tipo le pagine dei libri. Però quando io cavo dei calcari stratificati ho già i piani belli pronti, e quindi quei piani insieme ai sistemi di frattura mi portano già fuori dei blocchi di forma regolare, sono già pronti. Guardate se qua vedete dei prismi tipo mattoni pronti da essere estratti. Assolutamente no. E si parte da qua. Questi sono calcari massicci con dei sistemi di fratture irregolari, prevalentemente subverticali. Li vedete? Questi sono. Questi dopo hanno anche i riempimenti, guardateli. Sono anche molto, alcuni molto storti, li vedete? Sono prevalentemente verticali. Si vedono anche là. Sì. Quindi questa è una collina. E lì vedete la faccia più regolare, con un sistema di escavazione più rozzo, perché a parte la parte bassa, vedete che sopra è tutto irregolare. Sì. E lì vuol dire che usavano sia perforatrici che anche esplosivo. Questo invece è il taglio elicoidale. Per fare il taglio elicoidale bisogna preparare tutto un sistema, è come un taglio per tagliare la polenta. E bisogna avere il cavo d'acciaio teso a due estremità, che dopo viene fatto, vedete come l'hanno fatto uscire, e dopo è evidente che questo bloccone gigantesco è stato portato fuori, separato in blocchi, e quei blocchi sono andati a fare i marmi. Quindi gli abitanti del castelliere avevano a che fare con questo materiale qua, che ha delle fratture interne molto irregolari, ma estremamente compatto, guardatelo. E quindi non abbiamo dei blocchi di forma regolare pronta, cosa che in altre situazioni invece abbiamo. Pronta vuol dire che comunque bisogna darci una mano a madre natura. Una mano come? Con dei metodi di coltivazione dell'epoca, che fondamentalmente sono tutti basati sui cunei, non dimentichiamoci l'uso dei cunei, e gli sbalzi termici. Questo è il metodo, quindi leve e sbalzi termici. L'uomo aveva tanta pazienza, non pensate. Questa è già arte mineraria, allora forse potrebbe essere una curiosità pensare, ma quando l'uomo, l'uomo è da abbastanza tempo che aveva imparato l'arte mineraria di far scavi.
addirittura, adesso non andrò oltre, ma addirittura abbiamo le evidenze di miniere con pozzi verticali cunicoli fatti per ricavare la selce. Quindi li vedete, questi non avevano le lampade acetilene. Quindi parliamo di qualcosa come 7500-7300 anni fa, cioè intorno al 5500-5300 avanti Cristo. Poco dopo, nella Serbia attuale, incominceranno a fare sistemi minerari di questo tipo per sfruttare il rame, perché è ovvio, non lo faceva così, non lo faceva col filo elicoidale, è evidente, e non riusciva a fare attività così grandi, ovviamente. Vedete tutto il volume che manca, è il volume che è stato tolto a partire dalla fine dell'Ottocento fino al 1970 circa. E l'anno un po', quando arriverà Dante Canarella. Dante Canarella arriverà nel 1970 assieme al suo, per certi aspetti, maestro, di cui lui ha grande stima e anche un deferenza, che è Benedetto Longa. Sono entrambi, per ricostruire l'ambiente di quegli anni, sono entrambi in soprintendenza a Trieste. E Benedetto Longa, cosa si stanno chiedendo? Si stanno chiedendo, ma quale, pensate che domanda si fanno negli anni 70, in questo periodo non se la fa nessuno. Quale castelliere di calcio triestino potremmo valorizzare dal punto di vista turistico in maniera tale che lo facciamo conoscere alla gente? E allora lì hanno un quesito e sono concentrati su tre. Slivia 1, quello che poi verrà dedicato a Carlo Mattesetti, Monrupino, Rupin Piccolo, che questo è il omaggio. E si muovono su questi tre quesiti. Lavoreranno fondamentalmente poi sia Rupin Piccolo che Monrupino. Quindi nel 70 Longa decide di fare le prime indagini per mettere in luce il vallo. Questo vallo, diciamo questo prima di andare a vedere il vallo, ancora questo. Il vallo di Rupin Piccolo, che è incompleto, è fatto a tre lati, grosso modo perpendicolari. Di là c'è il lato sud, che vedremo, è quello più agevole, quello che potrà essere visto da tutti senza nessun particolare problema. Lato sud. Poi qua sopra arriveremo sulla cima di un monte, sulla cima di questa collina, facendo un percorso accidentato e inclinato, che è il lato est. Quindi vedete, lato sud, lato est, circa 90 gradi, e poi c'è il lato nord. Però avete preso confidenza con il materiale geologico sul quale è costruito il castelliere. Perché la domanda è, allora, vedete forse dei materiali tra l'erba e il calcare? Zero. Cioè questo è un vero paesaggio di pietra. Qui non c'è, quello che vediamo, non c'è niente. Ma se non c'è niente, vuol dire che in questa zona che stiamo osservando non solo non c'è il vallo, ma non ci sono neanche i ripiani con i terrazzamenti, perché i terrazzamenti, li riprenderemo, hanno un corpo destinato a ospitare la base sulla quale si costruivano le capanne. Quindi qua siamo nel regno della pietra, qui di archeologico non vediamo niente. Morale, la cava qua non ha distrutto, cioè ha distrutto una parte del rilievo, perché la cava andava a prendere questa. Chiaro tutto? Uguale, per esempio, questa è una collina tutta di roccia, ma se c'era una popolazione, se qui c'era un castelliere, e siamo certi perché abbiamo trovato noi scavando i materiali archeologici, quindi era abitato. È ovvio che la domanda diventa, ma allora sti disgraziati dove abitavano? Perché avete visto il materiale, allora qui non vedo nessuna traccia, ma da qualche parte dovevano abitare, e dovevano, e quindi questo problema lo affronteremo dopo, perché non è che abitavano quella capanna sulla cinta, in bella vista, vista mare sulla cinta, o con terrazzo, con i gerani, no. Quindi sulla cinta non abitavano. Allora, ergo, se c'è una fortificazione, se c'è un villaggio fortificato, c'erano delle persone, vedremo quante, avevano anche del bestiame, perché il bestiame serviva per la loro sussistenza, è ovvio, no? Perché il ragionamento è questo. E quindi dobbiamo capire dove stavano, dove potenzialmente potevano stare, e a qualche parte dovevano stare. Ok, grazie. Anche se noi segnali a basso abbiamo una foto. Le gali piante, le gali piante.